Bentrovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento a tavola con la nutrizionista, iniziamo a parlarne e abbiamo qui con noi infatti la nutrizionista Deborah Benichetti, ben ritrovata dottoressa, grazie del tempo che ci dedica. Bentrovata Luisa, grazie a lei per questo spazio. Tra i tanti temi da affrontare, parlando di una sana alimentazione, di uno stile di vita corretto, in questo caso noi focalizziamo appunto l'attenzione sul mondo dell'alimentazione, e beh c'è anche l'aspetto dell'idratazione. Idratarsi correttamente è fondamentale, giusto? Assolutamente sì, siamo fatti per la maggior parte di acqua, quindi l'acqua è fondamentale per far avvenire tutte le reazioni all'interno del nostro organismo. Ahimè però ci dimentichiamo che è importante bere, perché magari nella vita frenetica di tutti i giorni l'acqua rimane sempre la bottiglietta nella borsa piuttosto che la caraffa sempre piena alla fine della giornata in cucina, e quindi passa un pochino in secondo piano. E invece è fondamentale bere una giusta quantità di acqua, anche la piramide alimentare ce lo ricorda, infatti l'acqua è proprio alla base della piramide alimentare, e dovremmo raggiungere circa i 2 litri nella donna adulta e 2 litri e mezzo nell'uomo adulto, una quantità piuttosto importante sicuramente, però con qualche escamotage ce la possiamo fare. Ecco, ma intanto facciamo chiarezza, dottoressa, quale acqua predilige? Perché anche qui ci sono varie tipologie. Certo, l'acqua per il consumo umano per legge deve essere sicura sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda la contaminazione microbica che di altre sostanze, quindi sia che noi scegliamo un'acqua di bottiglia, sia che noi scegliamo un'acqua di rubinetto, possiamo consumarle tutte e due con estrema tranquillità. Sia questo riguarda anche l'acqua naturale, che è frizzante, a netto di qualche patologia come per esempio il gonfiore intestinale o il reflusso gastroesofageo, dove l'acqua frizzante per esempio non è indicata. Tornando un po' alla differenza tra l'acqua di rubinetto e l'acqua nella bottiglia di plastica o di vetro, è bene ricordare che l'acqua in bottiglia non può subire trattamenti per legge, deve essere pura all'origine, mentre l'acqua di rubinetto può subire dei trattamenti, anzi deve subire dei trattamenti affinché arrivi sicura all'interno delle nostre case. Però il vantaggio sicuramente di avere un impatto più basso sull'ambiente. Se pensiamo per esempio all'aspetto della plastica, se scegliamo sempre la bottiglia in plastica, questo magari per il nostro ambiente non è proprio così positivo. Ecco, e quindi l'attenzione anche al concetto della sostenibilità. Sappiamo quanto certo prezioso sia il contributo di ognuno di noi per la tutela del nostro pianeta. Quali bevande si possono consumare nella quotidianità? Perché naturalmente è vero l'acqua, ma poi non beviamo solo l'acqua, vero? Certo, anche se forse dovremmo consumare soprattutto acqua, nel senso che l'acqua dovrebbe essere la base di partenza. Anche il piatto della salute ha l'acqua come bevanda di accompagnamento al pasto, che dovrebbe sempre essere presente e essere la bevanda che portiamo in tavola di preferenza. Possiamo cercare di avere degli escamotage per bere più acqua durante poi tutta la giornata, per esempio l'utilizzo delle tisane o degli infusi, che possono dare un sapore all'acqua senza ovviamente però aggiungere lo zucchero, il miele o altri dolcificanti, perché altrimenti la tazza di tisana, dall'essere una tazza di acqua, passa all'essere un dolcetto a tutti gli effetti, e quindi una cosa da consumare occasionalmente. Anche insaporire l'acqua magari con il limone piuttosto che con le erbe aromatiche, qualche frutto all'interno, può essere un altro modo per mantenere la base dell'acqua, perché poi è la bevanda che dovremo scegliere per eccellenza, lasciando da parte magari i succhi di frutta piuttosto che le bevande gassate, zuccherate, e ovviamente anche le bevande alcoliche. Per tutte queste bevande la frequenza di consumo è ovviamente molto più bassa. Ecco, il famoso bicchiere di acqua e limone al mattino, che spesso magari siamo soliti, io per esempio lo uso, ecco, mi piace cominciare la giornata con un bicchiere di acqua e limone, è consigliato oppure no? Come comportarsi magari anche con questo espediente? Allora, se ci piace, come nel suo caso che lo fa volentieri, può essere una pratica che possiamo utilizzare nella nostra quotidianità senza pensare però che possa avere effetti miracolosi sul nostro metabolismo piuttosto che sulla nostra salute. Non è di certo un bicchiere di acqua e limone che risolve qualche nostro problema. Non è consigliato in alcune patologie, per esempio dell'apparato digerente, e quindi come sempre ogni consiglio va un po' personalizzato. Se ci piace lo possiamo fare e non ci fa sicuramente male. Ecco, ci sono dei consigli, lei diceva appunto le tisane, altri suggerimenti per riuscire ad arrivare a questi famosi 2 litri al giorno, quali potrebbero essere?
Lei, per esempio, che espediente utilizza, dottoressa? Allora, magari quando sono a casa, che sono concentrata a lavorare sui piani alimentari, mi dimentico anche io ogni tanto di bere durante la mattinata o il pomeriggio, e quindi metto l'escamotage di una sveglia sul cellulare che ogni mezz'ora mi ricorda di bere un sorso d'acqua. Questo può essere un metodo che possiamo utilizzare magari non quando siamo al lavoro, quando siamo a casa in tranquillità, presi magari dalle faccende domestiche, può essere un buon metodo. Oppure possiamo, io dico, trovare un ritmo sul nostro bere. Per esempio, magari per chi ha un lavoro in ufficio, ogni volta che mette giù il telefono e ha fatto una chiamata, magari si ricorda di bere un sorso d'acqua. Magari chi lavora in un negozio, ogni volta che esce un cliente o entra un cliente, beve un sorso d'acqua. Quindi cercare di trovare qualcosa che mi dia una routine. Dopodiché, dopo il primo mesetto, mesetto e mezzo, non ci pensiamo neanche più e ci verrà automatico prendere la bottiglietta e bere, e diremo: ma com'è possibile? Prima non mi veniva così facile. È sempre la questione dell'allenamento di cui ci ha parlato già, dell'organizzazione dell'allenamento. Esatto. Ma senta, c'è chi magari anche nelle giornate più calde poi ama anche bersi un bel bicchiere d'acqua fredda, un bel bicchiere di quello che proprio ti dà soddisfazione, vero? Che sia frizzante o meno. Sì. Ma fa bene, non fa bene? Bisogna stare attenti? È meglio sempre cercare di evitare degli shock piuttosto grandi per il nostro organismo, quindi magari fresca è meglio di fredda. È ovvio che d'estate ci fa piacere bere qualcosa di fresco, però magari non da frigorifero, e cercare appunto di lasciarlo a temperatura ambiente per qualche minuto e poi magari di godersi anche un bicchiere di acqua fresca. Ecco, lei ci parlava prima dei succhi di frutta, perché dobbiamo fare particolare attenzione a questi? Allora, parlo dei succhi di frutta, ma anche per esempio delle centrifughe o degli estratti che sono comunque simili al succo di frutta. Non è come bere un bicchiere d'acqua, perché all'interno contengono sicuramente delle vitamine, dei sali minerali che possono esserci utili, però anche molti zuccheri, e quindi, ahimè, nella piramide alimentare stanno in cima tra le bevande da consumare occasionalmente. Se pensiamo per esempio poi alla quantità di frutta che viene usata per fare anche per esempio un bicchiere di spremuta, è sempre di più rispetto a quante arance potremmo mangiare così come tali. Magari per un bicchiere ce ne servono 3-4, ma mai come spuntino riusciremo a mangiare 3-4 arance, quindi ci sfugge un po' di mano anche la quantità di questi zuccheri che contengono all'interno i succhi di frutta. E poi mancano della fibra, che è la parte importante della frutta ma anche della verdura, che fa bene al nostro intestino e che nei succhi, ma ancora di più nelle centrifughe, negli estratti, vengono messe da parte, e quindi ci manca appunto una parte principale del nostro alimento. Quindi anche sempre questi consumare con moderazione. Assolutamente, capiamo. Sì. Ok. Dato che abbiamo dedicato questa puntata al tema dell'idratazione, allora una ricetta settimanale gliela chiedo magari su questo mondo. Certo, possiamo magari tornare un po' alle bevande aromatizzate, perché sono tantissime le varie combinazioni che possiamo fare. Per esempio possiamo abbinare ad una brocca d'acqua fresca del limone e della menta, oppure metterci all'interno, anche a chi piace il piccante, un pezzettino di zenzero, piuttosto che della melissa, che ha un sapore molto fresco, o anche dei pezzi di frutta. Ad esempio è molto buona l'acqua aromatizzata con dei pezzetti di fragole, i mirtilli tagliati a metà e delle foglioline di menta. La lasciamo in infusione per anche tutta la notte, e l'indomani abbiamo una bevanda fresca, gustosa e anche dissetante. Tra l'altro pensavo potrebbe essere anche un bel tocco, un bel centro tavola, perché no? La bella brocca, vero? Anche un'alternativa negli aperitivi, magari a chi piace organizzare qualche apericena a casa, può essere qualcosa di alternativo da affiancare altre bevande. Benissimo, allora io come sempre ringrazio la nostra dottoressa Deborah Menichetti per il tempo che ci ha dedicato, e ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a lei, a presto. E a tutti quanti voi, grazie per averci seguito, arrivederci.